il Partito Democratico all'Ish Line, ma nel mentre vorremmo iniziare questa conferenza stampa e ringrazio tutte le persone che hanno partecipato e che hanno accettato il nostro invito, in particolare ringrazio appunto la CGIL, lo SPI e i partiti di opposizione che sono stati e sono qui presenti con noi oggi. Apriamo questa giornata con un'introduzione e la presentazione del percorso che ci ha portato qui oggi con Camilla Pired, coordinatrice dell'Unione degli Universitari. Il nostro questo appello, questo grido che dice prendiamoci cura delle giovani generazioni, prendiamoci cura della salute mentale delle giovani generazioni. È un grido che nasce da una consapevolezza maturata soprattutto durante la pandemia e poi emersa dall'inchiesta che è stata fatta dalle organizzazioni studentesche su 30.000 studenti. C'è in corso una vera e propria epidemia di problemi di salute mentale. Grazie, voglio ringraziare davvero le studentesse e gli studenti dell'UDU, della rete degli studenti medi, SPI e CGIL per questa mattinata di mobilitazione. Io ci tenevo a essere qui personalmente perché oggi non è una giornata a caso. Oggi è il 15 di marzo, è la giornata internazionale dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, delle vere e proprie malattie che bisogna affrontare come tali, con strumenti e con percorsi che oggi non vediamo mettere in campo a sufficienza. Mancano le risorse, è stato detto. Bisogna aumentare le risorse destinate. Vi ringrazio per la battaglia che avete fatto e che anche noi come Partito Democratico abbiamo appoggiato per i tagli che erano stati fatti a un fondo. Bisogna però dire la verità. Il fatto che dei 25 milioni ne siano stati rimessi 10 solo per il 2024 non è sufficiente e bisogna dire una verità aggiuntiva. Non erano sufficienti nemmeno i 25 milioni di prima. Siamo qui ovviamente perché siamo preoccupati, molto preoccupati come forza politica e come forze di opposizione da un quadro generale che ci è stato presentato, da una fotografia molto preoccupante che è emersa da tutti quelli che sono i dati che si rivolgono al disagio delle nostre ragazze e nostri ragazzi. Rispetto a questo siamo ancora più preoccupati perché su questi temi non vediamo dal governo non solo una risposta, ma non vediamo nemmeno una sensibilità, anzi vediamo un furore ideologico scagliarsi contro quello che è il futuro del nostro paese.